Aveva una specie di fame, di appetito smisurato per la ricchezza. È stato il gran saccheggiatore, uno dei più grandi saccheggiatori della storia, ancora più di Hitler. La conferma ci viene dalla deposizione del critico d'arte più importante del giornale del partito, Robert Scholz, che lavorava per l'ERR, l'unità speciale nazista guidata da Alfred Rosenberg per il saccheggio dei territori occupati. Göring aveva chiesto a Hitler un'autorizzazione per esaminare le collezioni già confiscate e decidere cosa farne. Hitler ricevette circa 40 capolavori, tra i quali c'erano opere di Vermeer, Rubens, Boucher. La maggior parte apparteneva alle collezioni Rothschild. Hermann Göring tenne per sé circa 700 lavori, tra cui quadri di Van Dyck, Goya, Van de Velde. È la collezione d'arte in assoluto di maggior pregio del periodo nazista. Ci sono tutti i grandi nomi della pittura europea, del patrimonio europeo. Ci sono Leonardo da Vinci, Tiepolo, Tiziano. C'è una vera ossessione per Cranach. È Karinal, la residenza a 60 km a nord di Berlino, la Galleria delle Meraviglie di Göring. Quel luogo immerso nella foresta imperiale diventa il paradiso del lusso, delle cene, delle battute di caccia dove Göring, per incarico di Hitler, riceve e intrattiene la società aristocratica tedesca e internazionale. I nazisti erano ossessionati dallo status sociale e l'arte è sempre stata un mezzo per salire di rango. Chi prende il potere guarda come modello al potere antico. La Germania aveva questa tradizione di alta nobiltà legata all'imperatore e alle discendenze familiari, mentre i nazisti erano solo dei borghesi. Costruivano quindi dei casini di caccia perché alla vecchia nobiltà piaceva cacciare. Compravano scene di caccia. Facevano di tutto per mostrare al vecchio potere che il nuovo parlava la stessa lingua. Anche se in realtà non era vero. Göring è nobile da parte di madre. Si sente a suo agio nei panni dell'aristocratico. In prime nozze ha sposato Karin von Kanzow, baronessa danese, quasi una dea per lui, che muore prematuramente a soli 43 anni, nel 31, e alla quale dedica la sua villa mausoleo. Qui Göring, circondato dai ritratti di Karin, vive con la seconda moglie, si diverte coi trenini giocattolo, è sempre a dieta, ma resta obeso. Personaggio molto complesso, infantile. Gli piaceva truccarsi, si vede dalle foto. Si traveste, lo vediamo in diversi costumi. A un certo punto si dice che assomiglia a un proseneta, un tenutario di bordello. Cose molto curiose. E allo stesso tempo un uomo di potere con una grande intelligenza. Göring era divorato dalla passione per l'arte e per il denaro. Nel gennaio del 45, quando i russi sono già alle porte di Berlino, aspetta fino all'ultimo prima di ordinare l'evacuazione della sua pinacoteca. Prima di dare l'ordine di far saltare in aria Karinal, fa gettare i bronzi di Arno Breker, lo scultore del Reich, nel lago di Wukasee. I treni speciali che negli anni avevano portato le opere d'arte alla villa ora vengono riempiti di statue e quadri e spediti verso nascondigli sicuri.
Tra le cime austriache della Stiria c'è la miniera di sale di Altaussee. Dall'agosto del 1943, nelle cavità scavate nella roccia dai minatori, sono state costruite gigantesche scaffalature per mettere al sicuro migliaia di opere d'arte destinate al Museo del Führer. È qui che nel maggio del 1945 gli americani trovano una parte del tesoro di Hitler. 6.500 tra quadri, statue, mobili, armi, monete e libri antichi. C'è la Madonna con Bambino di Michelangelo, rubata a Bruges. L'imponente polittico dell'Agnello Mistico, dipinto dai fratelli Van Eyck, sottratto alla cattedrale di Gand e smontato per entrare nei cunicoli. E poi uno dei quadri più desiderati da Hitler, l'astronomo di Jan Vermeer, razziato ai Rothschild, la famiglia che rappresenta il nemico giudaico per eccellenza. Insieme alle opere della collezione di Hitler, ci sono alcuni capolavori che provengono dalla raccolta di Göring. Tra queste, la Danae di Tiziano, la Madonna di Raffaello, la Parabola dei Ciechi di Bruegel il Vecchio e Antea del Parmigianino. I quadri, oggi tutti al Museo di Capodimonte, erano stati messi in sicurezza nell'abbazia di Montecassino. Le truppe tedesche della divisione Göring li hanno poi trafugati e portati a Berlino, regali recapitati al maresciallo del Reich il giorno del suo 51° compleanno. Nel 1941-42 l'esercito americano a Washington aveva creato un'unità speciale composta solamente da storici dell'arte chiamata The Monuments Men, e questi storici dell'arte, che erano soldati arruolati, tenevano sotto controllo tutti gli spostamenti delle opere e le loro peregrinazioni in tutta Europa. I Monuments Men lavorano sul campo nell'Europa in guerra, mentre a New York, in questa biblioteca, altri esperti pianificano le azioni di salvaguardia del patrimonio culturale dei paesi coinvolti nel conflitto. Qui si studiano le mappe e i manuali di storia dell'arte, si confrontano fotografie e cartine e si tracciano le coordinate dei monumenti da salvare: chiese, musei, edifici storici, siti archeologici. Si riunirono qui alla Frick Art Reference Library, in parte perché era questa l'istituzione con le risorse in grado di aiutarli a raccogliere le informazioni necessarie a preparare le mappe per le squadre aeree dell'esercito, in modo che i piloti evitassero di bombardare monumenti importanti durante i moltissimi raid aerei in Europa del 43 e del 44. A Merkers, a nord di Francoforte, i soldati americani dei generali Eisenhower e Patton trovano in una miniera di potassio il deposito d'oro e di valuta della Reichsbank per un valore di oltre 520 milioni di dollari. In un angolo, accatastati, ci sono 400 dipinti evacuati da alcuni musei di Berlino, tra questi nel Conservatorio di Édouard Manet e l'Avvoltoio Carnivoro di Goya. In una delle caverne ci sono 207 contenitori chiusi. Una parte ancora non riciclata dalla Reichsbank del bottino delle SS, gli oggetti di valore sequestrati ai deportati dei Lager. Argenteria, monete, gioielli.
e i denti d'oro dei prigionieri. Si scoprirà che il conto su cui sono avvenute tutte le transazioni del tesoro delle SS fa capo a Max Heilinger, ovvero a Heinrich Himmler, l'architetto del genocidio. Chilometri più a sud, a Berchtesgaden, dove sorge il Nido dell'Aquila, il rifugio di Hitler, viene ritrovato il carico di statue e quadri trasportato dai treni di Göring e nascosto in un'altra miniera di sale. È lì che Göring fa portare anche i quadri di Jacques Goodsticker. Goodsticker era uno stimato mercante d'arte di Amsterdam. Questo è un catalogo di una sua esposizione del 1930. Era ebreo. E quando i nazisti invadono l'Olanda il 10 maggio del 40, Göring e il suo mercante Hofer si sono già assicurati 1240 delle sue opere. La storia di Goodsticker è il simbolo di come quelle vicende si siano poi trascinate per decenni, lasciando ai nipoti il compito di chiudere i conti col passato.